a tutti, sono Lucia di Cantiere Lettura e oggi vi leggerò Una festa inaspettata. Quella mattina Chicco si era svegliato in un paesaggio invernale incantato. Aveva nevicato tutta la notte. Suo padre era appena uscito per andare ad aiutare la nonna a liberare il sentiero. «Ma questa è la torta per la nonna?» chiese Chicco alla mamma, indicando la scatola vicino alla porta. «Oh cielo!» esclamò la mamma. «Papà l'ha dimenticata!» «Posso ancora raggiungerlo!» si offrì la bambina. «Va bene, ma fai in fretta!» La nonna abitava dall'altra parte del bosco. Chicco si avviò, seguendo le orme di suo padre, nella neve fresca. Il bosco era molto tranquillo e tanto silenzioso. L'unico rumore era quello dei suoi passi. Dopo un po', Chicco scorse in lontananza qualcuno con un cappotto lungo e un cappello. «Papà!» chiamò mentre correva per raggiungerlo. Incespicò nella neve profonda e cadde. La scatola della torta si schiacciò. A Chicco venne da piangere, ma aveva quasi perso di vista suo padre. Così raccolse la scatola e si affrettò dietro di lui. Chicco seguì suo padre fino ad una strana casa. «È sempre stata qui?» si domandò. Non ricordava di averla vista prima. Restò a guardare mentre suo padre entrava. Incuriosita, la bambina sbirciò dalla finestra. Lo osservò togliersi il cappotto lungo e il cappello. «Ma non era affatto suo padre!» Chicco aveva seguito un enorme orso. «Sei qui per la merenda?» chiese una voce gentile. Chicco si voltò e vide un agnello in piedi lì accanto. «Da questa parte?» indicò, prendendola per mano con delicatezza e accompagnandola dentro. Chicco non credeva ai suoi occhi. E cosa dissero gli altri animali quando la videro? «Benvenuta!» la salutarono. Un coniglietto la fece accomodare. «Avrai freddo!» disse un cinghiale. «Forza, vieni a scaldarti! Stiamo per fare merenda!» aggiunse il coniglio. «Sei arrivata proprio in tempo!» Quando tutti si furono accomodati, una cerva si alzò e prese la parola. «Grazie a tutti di essere venuti in questo freddo giorno d'inverno. Abbiamo un ospite d'onore. Come ti chiami, mia cara?» Il cuore della bambina batteva forte forte. Si fece coraggio e disse: «Mi chiamo Chicco. Stavo portando una torta alla nonna.» Gli animali esclamarono entusiasti: «Sei davvero coraggiosa ad andarci tutta sola. A tua nonna farà molto piacere. Dai, mangia qualcosa.» Tutti volevano parlare con l'ospite d'onore. Chicco iniziò a sentirsi più a suo agio. Uno dei conigli si fece avanti tra la confusione. «Questa è la torta per tua nonna?» Chicco osservò la scatola schiacciata. «Sì, ma sono caduta e adesso è rovinata.» Gli animali si scambiarono uno sguardo. «Se hai bisogno di una torta, ne abbiamo in abbondanza da condividere.» Fetta dopo fetta misero insieme una nuova torta su un bel vassoio. Ogni pezzo aveva un diverso ripieno di semi, noci, frutta e altri ingredienti deliziosi raccolti nel bosco. La cerva dispose con cura il vassoio in una nuova scatola e la chiuse con un fiocco rosso. «Che bello!» esclamò Chicco. Era così emozionata che decise di portare subito la torta alla nonna. «Veniamo anche noi!» dissero gli animali. Il bosco si riempì di suoni gioiosi e tutti sfilarono verso la casa della nonna cantando, ridendo, suonando. «Da questa parte!» la invitarono gli animali. Chicco avanzava tenendosi stretta la scatola con la torta. Infine arrivarono a casa della nonna. «Va avanti!» incitarono gli animali. Chicco bussò alla porta e chiamò: «Nonna, ti ho portato una torta!» La nonna e il papà apparvero sulla soglia sorpresi. Chicco porse loro la scatola. «Mia cara, hai fatto tutta questa strada da sola?» chiese la nonna entrando in casa. Chicco si guardò intorno, ma degli animali non c'era traccia. «Non si è mai soli nel bosco», rispose con un sorriso. Era sicura che i suoi nuovi amici le stessero ascoltando.
nostra storia è finita. Tanti auguri di buone feste!